Ma per me personalmente l'approccio mentale di una partita è fondamentale, importantissimo perché tu ti prepari prima mentalmente e poi fisicamente. L'approccio mentale appunto è fondamentale per fare una grande prestazione perché devi pensare realmente a quello che devi fare in campo per farlo al 100%, perché se uno non si prepara prima entra in campo e non sa quello che deve fare. Bisogna preparare anche gli allenamenti mentalmente. È ovvio che uno magari ride e scherza un po' di più durante un allenamento, ma deve entrare in campo sicuro di quello che deve fare e deve sapere quello che deve fare, anche perché essendo uno sport di contatto, se tu entri in campo non preparato mentalmente, rischi di farti male. Ma innanzitutto bisogna spiegarglielo l'importanza dell'approccio mentale a un allenamento, a una partita, e poi farglielo realmente provare, nel senso magari prima di un allenamento ci si ritrova tutti in spogliatoio, si comincia a pensare o a parlare di quello che si fa nell'allenamento e poi si va in campo a farlo, così i ragazzi sono già pronti e già sanno cosa devono, il lavoro che devono fare. Ma io durante le partite di Alze Nazioni già me le immagino durante la settimana, magari la sera quando sto a letto prima di dormire mi immagino qualche azione o qualcosa che io andrò a fare. E poi più mi avvicino alla partita e più entro nello specifico e penso al mio ruolo, ai passaggi, ai calci, alle scelte di gioco che dovrò prendere e quello finché non arrivo al sabato prima della partita che sono veramente focalizzato sul mio lavoro. Questo è un po' più complicato, però anche l'allenatore penso che deve essere focalizzato sul suo lavoro e prima dell'allenamento deve entrare in campo già sapendo quello che deve fare e spiegarlo ai ragazzi proprio con la grinta che lui vorrebbe che i ragazzi mettessero, proprio cercare di trasportarli nel lavoro che devono fare. E la stessa cosa, l'allenamento non deve essere uguale alla partita. Però la devi un po' rispecchiare, perché quello che fai in allenamento poi lo fai anche la domenica. E quindi magari uno non è troppo duro in allenamento, ma dovrebbe cominciare ad esserlo appunto per rispecchiare un po' la partita.